Questa è la prima iniziativa di natura politica per le prossime amministrative e non solo le amministrative, ma ci saranno pure le europee, ci saranno pure forse anche le provinciali. Diciamo che iniziamo a masticare un po' la politica locale. La politica locale che non è la politica delle parole, che molti la mettono in campo, fanno il loro compitino, ma è la politica dei fatti. Quella nostra sicuramente oggi è la politica dei fatti. E io sono qui questa mattina, giustamente, perché speriamo che pure si possa prolungare per il pomeriggio, perché cose da dire della nostra città ce ne sono. Abbiamo un bellissimo elenco di cose fatte nella nostra città e lo vogliamo oggi comunicare alla città mazzarese. E quali saranno i prossimi passi da parte di Vito Capezza? Ma i prossimi passi ve li dirò oggi, questa mattina, quello che faremo, il percorso che andiamo a intraprendere, quale progetto, quale programma metteremo in campo. Diciamo che oggi io darò l'indicazione, la mia indicazione per quello che è la visione futura della nostra città. Strada facendo, ce la spieghi meglio. Strada facendo non sono io che lo... non è una strada facendo, per me già è una determinazione oggi, avere le idee chiare e non strategie che non stanno né in piedi né anche in terra. Purtroppo c'è un modo di fare politica un po' stravagante, dico io, perché uno le idee chiare le deve avere da subito, senza creare né strategie, deve dire da subito quello che vuole fare nel percorso politico, nei percorsi politici e nella mia esperienza si perde e si vince, però le idee le deve avere chiare. Questa nostra... Io oggi ho le idee chiare e credo anche questa amministrazione. L'idea chiara è il sostegno all'attuale sindaco? Sicuramente il sostegno, però dirò la mia, ho le mie idee, ho il mio modo di vedere le cose, ho il mio modo progettuale di vedere le cose, darò delle indicazioni dove possono essere recepite e non, però diciamo che l'amministrazione è questa, il percorso è questo, abbiamo bisogno dei prossimi 5 anni per dare, diciamo, risollevare per quello che è possibile la nostra città. Di fatto questo non è l'inizio della nostra campagna elettorale, però ci ritroviamo qui sull'iniziativa del generoso, determinato Vito Torrente con tutti gli amici per guardarci in faccia e decidere quando partire tutti quanti. Oggi questo gruppo di persone che sono qui ha un leader, ha una coalizione forte e coesa e ha un progetto e una passione per la città. Quindi di fatto sì, siamo pronti. Oggi ascolteremo tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi anni e che porteranno avanti i loro progetti, le loro passioni negli anni a venire e io farò il punto di quello che è stato, proverò a raccogliere attorno a me gli amici, i sostenitori, le forze politiche che ci sono state vicine. Poi il programma dettagliato lo presenteremo quando davvero faremo l'inizio della campagna elettorale.